quelli posizionati vicino. Chiarire. Di qua. No. Della lapide commemorativa dedicata ai 700 allievi sottufficiali dei carabinieri del 59° corso che, durante la drammatica alluvione del 1966, colpì la città di Firenze e si prodigarono per salvare vite umane. Si tratta certamente di una pagina dolorosa della storia del nostro paese, ma il coraggio degli angeli del fango rappresenta un simbolo di speranza e di rinascita per l'Italia intera. In una situazione terribile, nonostante fossero loro stessi vittime dell'alluvione, i 700 allievi misero a rischio le loro vite per sottrarre a morte certa donne, bambini, uomini e animali. Per questo motivo la commemorazione di oggi è così importante, perché celebra non solo il valore di questi giovani uomini, ma anche la generosità e l'altruismo di un'intera comunità che, nonostante la tragedia, ha saputo reagire con forza ed eroismo. Porgo a tutti i miei più cordiali saluti. Firmato Maria Elisabetta Alberti Castellati, Presidente del Senato della Repubblica. Messaggio del Ministro della Giustizia. Gentilissimi Liberatore Francesco Memoli e Franco Mariani, vi ringrazio in modo sincero per il cortese invito che mi avete rivolto e mi scuso per non aver potuto partecipare personalmente all'iniziativa odierna. Come avete giustamente sottolineato, il mio legame affettivo con la città di Firenze è molto forte. È ormai infatti la mia città di adozione, il luogo dove ho completato il percorso di studi, dove è maturata la mia passione per il diritto e la giustizia e dove a lungo ho esercitato la mia professione di avvocato. A Firenze vivo ancora con la mia famiglia e mi sento pienamente parte della comunità cittadina fiorentina e dei suoi destini. Per tutte queste ragioni mi avrebbe davvero fatto piacere condividere con tutti voi questo momento di riflessione e di testimonianza. Lasciatemi, in ogni caso, esprimere il mio apprezzamento per l'evento promosso al fine di ricordare l'alluvione del 1966, un episodio tragico vissuto dalla città e dai suoi cittadini. Un dramma che, nonostante lo scorrere del tempo, è ancora fortemente presente in tutti noi. L'apposizione della lapide commemorativa per il coraggioso operato dei giovani allievi sottufficiali carabinieri di Firenze del 59° corso che prestarono aiuto alla cittadinanza e salvarono con il loro coraggioso intervento vite umane dalla furia dell'alluvione
rappresenta oggi un doveroso e meritato tributo a quelli che possiamo considerare veri e propri esempi di valore civile e di servizio alla comunità. La loro generosa azione è stata dimostrazione di fortissimo altruismo e spiccato spirito di sacrificio. Ringrazio pertanto l'Associazione Firenze Promuove e l'Angelo del Fango e il Comune per l'invito rivolto e soprattutto per la significativa giornata organizzata. Rivolgo un cordiale saluto a tutte le autorità presenti e a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa. Firmato Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia. Egregio Sottosegretario alla Difesa, onorevole Angelo Tofalo, rappresentante del Ministro Trenta. Egregio Sottosegretario agli Esteri, Guglielmo Bicchi. Egregio Presidente Commissione Ambiente del Comune di Firenze, Fabrizio Ricci. Egregio Presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Egregio Signor Generale Gianfranco Cavallo. Egregio Presidente Firenze Promuove, Franco Mariani. Autorità tutte intervenute, gentili signore e signori. A nome degli ex allievi del 59° corso sottufficiali dei Carabinieri, anno accademico 1966-67, ringrazio tutte le autorità intervenute. Grazie per la vostra partecipazione che ci riempie di orgoglio e dà a questa cerimonia un alto significato denso di valori. Esprimo un ringraziamento particolare al generale Emanuele Saltalamacchia, già comandante della Legione Carabinieri Toscana, per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti che in occasione del cinquantennale dell'alluvione, venuto a conoscenza del nostro impegno e del nostro coraggio profuso nelle operazioni di soccorso, riconoscendo la nostra azione meritevole di più ampia attestazione, manifestava intenzione di richiedere all'amministrazione comunale un riconoscimento tangibile che attestasse nel tempo la nostra azione. Purtroppo il suo trasferimento ad altro incarico vanificò tale proposito. Altro ringraziamento lo dobbiamo all'amico Presidente di Firenze Promuove, dottor Franco Mariani, storico acclarato dell'alluvione e giornalista sempre attento alle questioni di Firenze, il quale, rivisitando le vicende storiche di quei giorni, ha portato alla luce la nostra azione e, facendo proprio il proposito del generale Saltalamacchia, inoltrò istanza all'assessorato competente proponendo la posizione di una targa ricordo a testimonianza dell'azione da noi svolta. Siamo altresì grati all'attuale comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale Nicola Masciulli, per aver condiviso, appoggiato e seguito presso le autorità comunali tale progetto. Grazie, signor generale. E non possiamo esimerci dal ringraziare l'amministrazione municipale per aver accolto favorevolmente la richiesta e per aver concesso questo che per noi è un grande, grande riconoscimento. Grazie, grazie per l'onore che ci fate. Senza presunzioni, ma anche senza ipocrisia, possiamo ben affermare che oggi, scolpito nel marmo a futura memoria, è stato reso un giusto merito al valore umano e civile di quei 700 allievi, nonché dei loro istruttori e del loro comandante, per aver tutti assieme anteposto l'esigenza dei fiorentini alle nostre e che, pur essendo noi stessi alluvionati, non esitammo ad andare in loro soccorso. Nonostante tutto, al di là delle azioni dei singoli, che pure ci sono state e che hanno suscitato ammirazione, è il caso dell'allievo Battista Mazzocchetti e del colonnello comandante Mario Cerchi,
insigniti di medaglia d'argento al valor civile per aver salvato in via della Scala un vetturino in balia delle acque impetuose. Anzi, a questo proposito, erano stati dati i due per dispersi la sera del 4. Poi li abbiamo visti apparire lì e quindi abbiamo capito che ce l'avevano fatta. L'indomani il comandante era vestito da donna e da contadino l'allievo, perché erano, si può immaginare perché. Quindi poi, nonché la concessione di altra medaglia di bronzo al valor civile e di numerosi encomi solenni concessi per il salvataggio di persone in difficoltà in piazza stazione. Dicevo, al di là dei singoli episodi di nobile altruismo, si è trattato poi soprattutto di un'azione corale, la nostra, sebbene privi di ogni adeguato equipaggiamento e di una preparazione tecnico-professionale ancora in fase di formazione, vista la nostra giovane età. Ciò nonostante, siamo riusciti comunque a portare un efficace aiuto alla cittadinanza, trascurando le pur legittime nostre esigenze, dalla custodia ai valori messi ad asciugare nei cavò delle banche, al recupero di ori e preziosi sommersi nella melma a Ponte Vecchio, dalla distribuzione dei viveri ed acqua potabile nei vari quartieri della città, dell'allora colonnello Serchi, Mario Serchi, non fu mai solo prodiga di buoni consigli, proprio come fa un papà Serchi. Egli è venuto a mancare l'anno scorso, ma oggi che abbiamo l'onore della presenza in quelle condizioni di palese difficoltà e di estremo disagio, volle nel mese di dicembre farci visita qui all'interno di questa caserma e all'assessore alla toponomastica dell'Abili, Andrea Valentucci, per aver accolto la richiesta di Firenze Promuove. All'assessore Vannucci, che sabato scorso abbiamo saputo che concorrono a nozze, gli formuliamo anche i nostri più calorosi auguri. Ora, prima di concludere, vorrei ringraziare per la sua fattiva collaborazione e la grande disponibilità. Infine, anche se può sembrare fuori luogo, ma in quale altra occasione potrei, sento il dovere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Porto i saluti del sindaco Dario Nardella, saluto le autorità civili, militari e religiose. Oggi, lasciatemelo dire, è un giorno veramente di festa per l'Arma dei Carabinieri, per la città di Firenze, perché si ricorda un evento tragico che ha colpito questa città. E lasciatemelo dire, io sono doppiamente emozionato oggi perché ho fatto il carabiniere e sono stato alluvionato. Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Signori sottosegretari, signor prefetto, autorità, cari angeli del fango, gentili ospiti, con onore oggi rappresento il signor generale Gianfranco Cavallo, comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma, impossibilitato a presenziare. Onore ed emozione nel commemorare le vittime di quel disastro e l'impegno di tutti, in particolare degli allievi sottufficiali del 59° corso, per riportare la città di Firenze alla normalità dopo quel tragico e luttuoso evento. Testimonianze della vicinanza dell'Arma, allora come oggi, alla città di Firenze, più in generale alla comunità italiana di cui fa parte integrante e che ha il privilegio di servire. L'alluvione del 3 e 4 novembre del 66 è ricordata come uno dei più gravi eventi del... Un deferente saluto a tutti presenti, alle autorità, ai cittadini, e mentre poc'anzi ascoltavo riflettevo sul fatto che sono stati citati tutti i momenti in cui il corpo e l'Arma dei Carabinieri ha avuto vita a Firenze. Quest'anno in realtà sono 160 anni che il primo insediamento, il 25 luglio del 1859, ancora eravamo Granducato di Toscana e da tre mesi eravamo governati da un governo provvisorio dopo che se n'era andato il Granduca Leopoldo II, si insediò per la prima volta a Firenze. È un'emozione da fiorentino essere qui in un'importante istituzione della città a ricordare un tragico evento di oramai 53 anni fa.
Siamo oggi per dire un grazie che è già arrivato, che dobbiamo rinnovare e che abbiamo testimoniato mettendo una lapide, in modo tale che tutti, le future generazioni, possano ricordare del contributo importante, decisivo, che quei giovani allievi sottufficiali del 59esimo corso seppero dare in quei tragici giorni del novembre del 1966. Onorevole Angelo Topalo. Ancora buongiorno a tutti, vi porto innanzitutto il sincero abbraccio e il saluto del Ministro della Difesa, la dottoressa Elisabetta Trenta, e di tutto il Dicastero della Difesa che oggi mi onoro qui di rappresentare. Come sapete, il Ministro mi ha onorato di ricevere la delega specifica all'Arma dei Carabinieri, che poi ho scoperto essere una cosa insolita. La seconda volta nella storia della Repubblica un sottosegretario riceve la delega all'Arma, quindi per me oggi è un'emozione molto forte essere qui. È stato raccontato già tutto da chi mi ha preceduto in maniera egregia su quello che è accaduto nel lontano 1966. Io vorrei innanzitutto ringraziare chi ha mandato un'email al Ministro della Difesa e quindi pensate che noi ogni giorno ci troviamo ad affrontare mille criticità, dossier, priorità da gestire, però grazie ad una mail del maresciallo maggiore dei Carabinieri in congedo, liberatore Francesco Memoli, al giornalista Franco Mariani, presidente dell'associazione Firenze Promuove, abbiamo recepito e voluto essere oggi qui fortemente per rappresentare il Dicastero della Difesa e per essere in questa giornata di festa, mettere questa targa in memoria degli ex allievi del 59esimo corso. Sacrificio e altruismo da parte dell'Arma dei Carabinieri, in particolare degli allievi, allora 705 allievi sottufficiali dell'Arma proprio qui a Firenze che nominate appunto anche il fango senza pensarci due volte, si lanciarono mettendo a rischio a repentaglio la propria vita per salvare gli altri. Furono tantissime le vite salvate. Io ci tengo sempre a ricordare che le Forze Armate, quindi l'Arma dei Carabinieri, quando si decide di intraprendere questo percorso si giura fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, alle leggi dello Stato, ma soprattutto si accetta di estremo sacrificio, protezione della bandiera, bandiera simbolo della patria, dei valori di democrazia. Questa è una cosa che va ricordata, perché le Forze Armate, l'ho sottolineato oggi nel discorso, quindi giurano qualcosa, io ritengo di un livello superiore rispetto alla stessa autorità politica. All'epoca erano anche molti minorenni, perché si diventava maggiorenni a 21. Questo è un esempio per le nuove generazioni. È un esempio, l'Arma dei Carabinieri è un esempio del perfetto funzionamento delle istituzioni, c'è invidiata in tutto il mondo. L'Arma dei Carabinieri è un modello di sicurezza, un modello di istituzione che l'Italia esporta nel mondo. Ero proprio di recente negli Stati Uniti ed ero accompagnato ovviamente da appartenenti alle forze dell'ordine, e lì a tutti si fermavano per salutare il carabiniere che era come riconoscendo quella che è una
una divisa che ci ha reso un grande paese tutto il mondo. Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri a Firenze è sempre stato fondamentale. Quest'anno sono 160 anni, ancora non c'era l'Unità d'Italia e il 25 luglio del 1859 veniva costituito il primo nucleo dell'Arma dei Carabinieri nell'allora con Granducato di Toscana governato da un governo provvisorio. E quest'anno faremo dei bei festeggiamenti per ricordare quello che poi è stata una storia che ci porta il prossimo anno a ricordare 100 anni dalla presenza della Scuola Sottufficiale Carabinieri e la lapide che viene apposta a memoria di coloro che si impegnarono e dettero tutti se stessi per alleviare il disagio dell'alluvione del 66 rappresenta un punto saliente proprio nel contributo che l'arma ha dato alla difesa, alla protezione dei cittadini e alla cultura della comunità nella città di Firenze. Ecco, dopo 50 anni è venuta fuori questa pagina. Quest'arma che avevano 700 giovani allievi, molti dei quali all'epoca nemmeno maggiorenni. Ma quei 700 giovani allievi sono come le forze armate, i lupi di Toscana, come i poliziotti, come tanti operatori in divisa, l'esempio di un sistema che si venne a creare di protezione civile. Non è un caso che la prima legge di protezione civile in Italia, dal 1996, che dal 1970 pose a base dell'approvazione di quella legge l'alluvione di Firenze del 66 e il terremoto dell'Irpinia del 68. E su quella base non costruirono un corpo di protezione civile come c'è in altri paesi, ma invece un sistema, ovvero un livello di coordinamento fra quelle forze armate, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli operatori forestali come gli operatori comunali, che coordinati oggi fanno del nostro sistema di protezione civile un esempio a livello internazionale, perché la capacità di intervento che noi abbiamo diventa ogni anno sempre più un esempio per tutti. Grazie. Perché oggi è importante che le istituzioni riconoscano questo pilastro dei 700 allievi sottufficiali. È una giornata molto importante, dopo 53 anni finalmente abbiamo il giusto riconoscimento ponendo una targa sull'esterno, terza stazione, ex scuola Marisciali dei Carabinieri, per ricordare il contributo che quei 700 giovani del 59esimo corso seppero dare alla città di Firenze, alcuni anche insigniti di medaglia di valore. Era importante che la città desse questo riconoscimento, così le prossime generazioni potranno tutte ricordarsi del contributo che venne dato in quei tragici giorni del novembre 1966. Un orgoglio da fiorentino al governo? Assolutamente sì, per me è non solo fiorentino, cittadino di Firenze che ringrazia quei giovani, oramai non più giovani, ma quelli allora giovani del 59esimo corso, ma soprattutto come membro di governo sono estremamente orgoglioso e onorato di aver partecipato oggi a questa cerimonia. Un grazie a quei ragazzi, a tutti gli angeli del fango che aiutarono i miei nonni, i miei genitori e tutti coloro che furono coinvolti in quei tragici momenti. Purtroppo per motivi di salute non potrò essere il 30 marzo prossimo all'inaugurazione della lapide in ricordo del 59esimo corso, però vorrei mandare un grande saluto all'amico Francesco Memoli, grande animatore e organizzatore di questo corso, e uno secondo saluto vorrei mandarlo alla signora Silvana Serchi, la figlia del generale di Corpo d'Armata Mario Serchi, che si è spento poco tempo fa e di cui sono stato di lui compagno dell'avventura.